Gli esteri. Donald Trump a Pechino, accolto dal leader Xi Jinping con un cerimoniale d'eccezione in un luogo suggestivo ed evocativo, la città proibita, proprio un anno fa la sua elezione. Trump trionfava a sorpresa nonostante sondaggi e previsioni. I corrispondenti Claudio Pagliara e Giovanna Botteri. Accoglienza imperiale per Trump e Melania. Xi Jinping e sua moglie, Peng Liyuan, ricevono gli ospiti nella città proibita e li accompagnano in una visita che si protrae fino alla cena. Mai prima un capo di Stato aveva avuto tale onore, ma la medaglia è un suo rovescio. La scelta di tanto sfarzo nasconde un messaggio preciso. Qui dimorarono i sovrani che fecero grande l'impero di mezzo, anche ribellandosi all'Occidente. E la nuova era, proclamata da Xi Jinping, intende restituire alla Cina quel posto centrale che aveva un tempo a discapito proprio degli Stati Uniti. Xi è un maestro nell'arte del blandire. Trump non è da meno. Mostra sul tablet il video della nipote che canta in cinese. I due presidenti hanno sviluppato un buon rapporto personale a dispetto delle premesse tempestose. La diplomazia dei sorrisi però si scontra con interessi contrastanti. Il capo della Casa Bianca ha definito scandaloso il deficit commerciale a favore della Cina ed è convinto che il presidente cinese possa fare di più per fermare Kim Jong-un, col quale, oltre al bastone, usa la carota. La Corea del Nord avrà un futuro migliore, sottolinea, se rinuncerà all'atomica. Già ieri trapelava un cauto ottimismo in Corea del Sud. Ora molto dipenderà dai colloqui che avrà domani con Re Xi, così Trump ha chiamato il leader cinese. Xi oggi pare volergli dire: non sono un re, semmai un imperatore.